Buona domenica a tutti, cari ragazzi miei, pace e bene. Oggi niente, voglio fare, più che altro voglio dedicare una preghiera al grande Stefano Tacconi, che dice che ieri sera ho intravisto la notizia, ho saputo questa notizia che dice ricoverato in prognosi riservata. Dice che addirittura è abbastanza, cioè, abbastanza seria la cosa. Personalmente mi dispiace perché, cioè, Stefano Tacconi è stato il mio idolo quando avevo 12 anni. Cioè, capito? Quindi, ragazzi, una preghiera per Stefano Tacconi, gentilmente. E io ovviamente auguro una prontissima guarigione a Stefanino, che onestamente non ho avuto mai piacere di conoscere dal vivo. Ecco, quello era uno, oltre Del Piero, era uno che lo volevo conoscere, perché ai tempi, ragazzi, dall'80, 83-92 è stato uno dei migliori portieri proprio sia in Italia che nel mondo, Tacconi, no? All'epoca, in quegli anni, lui e Zenga erano proprio i migliori portieri in circolazione. Comunque, caro Stefano Tacconi, mi raccomando, Stefanino, non ci fare preoccupare, che tu c'hai ancora 64 anni, ancora devi campare minimo di 30 anni, quindi Stefano Tacconi, niente, mi dispiace perché si presume una ischemia cerebrale, sono cose brutte queste, purtroppo all'epoca, insomma, nel 2000, 2002... 2002, 2002 ho perso mio zio per questo fatto, quello mi dispiaceva assai, quindi è una cosa seria. Dice che ha detto, ho saputo che è stato operato d'urgenza, ma speriamo. Come si dice? Che Dio te la mandi buona, caro Stefano Tacconi, va bene? Quindi un pensiero a te oggi. E niente, ragazzi, buona domenica, questa triste domenica, una domenica di pioggia, ma che devo dire? Queste notizie, onestamente, ti fanno male al cuore, onestamente, soprattutto quando tu, anche se non conosci una persona, ma quando, insomma, un idolo della Juventus, un'icona della Juventus ha questa cosa qui, è come se tipo un familiare tuo, stessa cosa, poi la gente non capisce, dice, ma bene, ma te ne foste, Tacconi, ma è, ragazzi, è una cosa, purtroppo alle volte quando uno si innamora di un giocatore fa parte della tua vita, è come un tuo parente che sta male, è così, ragazzi, la verità è questa. A me mi è dispiaciuto molto perché onestamente Stefano Tacconi per me, ripeto, un idolo, una persona che voglio sempre bene, ma comunque, ragazzi, preghiera per Stefano Tacconi, mi raccomando Stefano Tacconi. Io sono con te e tutto il popolo juventino, ma penso chi ti vuole bene e anche altre squadre, chi ti ha apprezzato, penso che pregheranno insieme a me. Quindi mi raccomando, sei giovane, Stefano Tacconi, mi raccomando, un bacione a te.